crescerà e ti verrà albero magnifico nel roccolo del mio Signore. Come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è un giorno grande di festa. Celebriamo la Natività, il Natale del Signore. Ascoltiamo il brano del Vangelo che la liturgia ci fa ascoltare nella messa della notte di Natale. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, la quale era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Oggi è nato, cari fratelli, il Salvatore. Un'antica consuetudine prevede per la festa di Natale tre messe, dette rispettivamente della notte, dell'aurora e del giorno. In ognuna di queste tre messe, attraverso le letture che certamente variano, viene presentato un aspetto diverso del mistero del Natale. Nella messa di notte, il Vangelo che abbiamo ascoltato, l'Evangelista ci descrive la nascita di Gesù e anche le circostanze in cui avvenne. C'è la messa poi dell'aurora, dove c'è descritta c'è la narrazione dei pastori che vanno a Betlemme. Ci dice anche quella che deve essere la nostra risposta all'annuncio del mistero. I pastori andarono, dice l'Evangelista Luca, senza indugio e trovarono, secondo quanto aveva detto loro, l'angelo del Signore. E c'è poi il Vangelo del giorno, dove si ascolta il prologo di San Giovanni, ci rivela chi è colui che è nato. Il Verbo eterno di Dio, esistente prima ancora della creazione del mondo. Ma facciamo una breve riflessione sul Vangelo della messa della notte. Il Vangelo, come abbiamo sentito, si concentra sull'evento, sul fatto cioè storico. Tutto è descritto con semplicità, tre o quattro righe appena, fatte di parole umili, di parole semplici,
per descrivere questo avvenimento, la venuta di Dio nella storia, nella terra. E il brano inizia con una ambientazione storica, geografica. Ricordiamoci che l'evangelista Luca ha voluto proprio riportare, studiando attentamente, raccogliendo anche le notizie, per dare fondatezza a quanto sta per scrivere sotto ispirazione di Dio. A Roma regna Cesare Augusto, il principe celebrato in tutto l'impero per la sua audacia, per la sua mitezza, per la sua pietà e giustizia. Cesare Augusto aveva stabilito la pace nel suo regno dopo tante e numerose guerre civili e aveva anche indetto il censimento di tutta la terra. Anche qui questo particolare che ci riporta San Luca assume un significato, guardate, teologico. Il figlio di Dio si è inserito nella storia dell'umanità, nella storia universale, cioè è divenuto cittadino del mondo. Poi viene indicato anche il luogo, oltre alla indicazione dell'imperatore, il luogo Betlemme. Betlemme era un villaggio di pastori dei monti della Giudea. Giuseppe, che è della famiglia di Davide, andò a farsi registrare a Betlemme, che è la città di Davide, e da Betlemme sappiamo che il popolo attendeva il Messia. Già lo aveva preannunziato il profeta Michea: e tu, Betlemme di Efrata, da te uscirà colui che deve essere il dominatore del mondo. Michea al capitolo 5. Per Luca la nascita del Salvatore quindi non è un mito da relegare, cioè nel mondo delle favole. Mentre si trovavano in quel luogo, dice, Maria diede alla luce il suo figlio primogenito. Maria fascia il bambino, lo depone nella mangiatoia e condivide in tutto il figlio di Dio che è nato questa esperienza, quell'esperienza della condizione umana. Si presenta quindi debole, indifeso, tremante. Si affida il figlio di Dio alle mani di una donna e segue il Vangelo con la seconda parte. Adesso non siamo più nell'intimità di una casa, di una grotta, qual è quella di Betlemme, ma ci troviamo all'aperto, nei campi. I personaggi qui chi sono? Sono i pastori e gli angeli. Perché, ci chiediamo, l'annuncio propriamente viene fatto ai pastori? Perché spiritualmente forse possiamo pensare più disponibili? No, assolutamente, non erano persone semplici i pastori, non erano persone buone i pastori. I pastori non erano innocenti, non erano onesti, non erano persone stimate, erano considerati tra i più impuri degli uomini, secondo la concezione giudaica. Non potevano entrare nel tempio e non potevano neppure essere chiamati a fare da testimoni nei tribunali, perché non avrebbero mai detto la verità, non erano delle persone sincere. E neppure, secondo i rabbini, potevano ravvedersi e pentirsi, perché secondo la concezione dei rabbini non erano neppure capaci di poter individuare, calcolare eventualmente quanto avessero rubato. Quindi persone inattendibili, persone false, ladri, violenti, come i pubblicani. Ai pastori però guardiamo cosa fa Dio.
per mezzo degli angeli. Ai pastori va questo annuncio. Ecco, io vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi per voi è nato il Salvatore, è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. E sono proprio i pastori, loro per primi a muoversi. Loro dicono: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento. E dopo essere stati lì e dopo essersi prostrati ad adorare quel bambino che riconoscono il figlio di Dio e il Messia, tornano glorificando Dio e raccontano a tutti quello che avevano visto e udito. Cari fratelli, un canto natalizio che tutti noi conosciamo, l'Adeste Fideles, ripete continuamente: venite fedeli, adoriamo il Signore. Cari fratelli e care sorelle, in questo giorno, in questa solennità del Santo Natale, accogliamo l'invito dei pastori e rechiamoci spiritualmente alla grotta. Una leggenda natalizia racconta che i pastori, dopo essere stati avvisati, si premurano, accorrono per andare alla grotta e ognuno porta un dono, anche un dono semplice, ma portano con sé qualcosa. C'era un pastorello che non aveva alcun dono e dice questa storiella natalizia che Maria Santissima, per poter accogliere tutti che erano venuti portando dei doni, si accorge di questo pastorello che non ha niente tra le mani. E allora che fa la Madonna? Prende il bambino che le aveva tra le mani e lo depone nelle mani di questo pastorello. Fu così che la Madonna affida quindi il bambino Gesù a questo pastore che lo trattiene tra le mani. Qual è l'augurio del Natale? L'augurio per noi: farci trovare poveri, farci trovare vuoti, silenziosi. Maria, vedendoci, possa affidare anche a noi il suo bambino. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Di essi è il Natale. Auguri di buon Natale a tutti, alle nostre famiglie, a ciascuno di noi. Nel tempio del mio